Ciao a tutte e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima, video di oggi. Non lo facciamo da marzo? Sì, può essere. Aprile? Forse aprile? Beh, un po'. No, secondo me è da marzo. Sì, forse è marzo. Ma comunque è passato qualche mese. Sì, è passato un po'. No, aprile. Vabbè, è passato un bel po'. Noi intanto ci stiamo perdendo. Io ho acceso il microfono, sì. Tu hai acceso il microfono, sì. Ok, sì. Già ci perdiamo subito. Video haul. Non siamo state brave. Siete state brave su determinate cose? Ni. Un po', cioè abbiamo un po' più delle altre volte stavolta da mostrarvi, quindi cercheremo di essere più veloci. Però per me molti sono regali anche di compleanno, diversi. Sì, diversi per te sono regali di compleanno, per me no. Partiamo allora, vi faccio vedere anzitutto una cosa che ho qua di fianco per farvi vedere la grandezza. Ecco, occupa tutto lo schermo. È gigante. E quello lo lasciamo per ultimo. Quello lo lasciamo per ultimo. Perché è l'ultimo ordine che abbiamo fatto da Monolith. Esatto. Che ci hanno mandato praticamente una confezione gigante. Perché in realtà non abbiamo comprato tantissimo. Se ci seguite su Instagram l'abbiamo postato nelle storie. Uh-huh. Quindi. Partiamo. Okay. Partiamo un ordine sparso. Io partirò. Ci sono anche alcuni acquisti che abbiamo fatto in una piccola vacanzina che abbiamo fatto. Sì. Io sono andata a Parigi. Io sono andata a Vienna e Bratislava e abbiamo acquistato alcune cose, ci siamo regalate vicendevolmente delle cosine. Sì, io le ho tutte poi tra l'altro in questa busta. Che brava! Direi, anche le cose che mi hai regalato tu, sì. Anch'io. Perfetto. Allora, voglio partire subito da una cosa che abbiamo preso, grazie a Tremenda 75, su Grazia, quando è uscita. Ah sì, io l'ho lasciata a casa. Vabbè. Il MAC, il rossetto, che è una full size ed è nella colorazione Devoted to Chill, che è un bellissimo color carne in realtà. Qua sembra più mattone, ma in realtà indosso è un bellissimo color carne satinato, magnifico. Grazie ancora. Sì, 3 euro. Direi che si poteva fare. Poi partiamo dalle cose comprate all'estero. Ok. Allora, cosa ho preso io? Vi faccio vedere subito. Ho preso i da Sephora Centro Parigi, quelli su quella sulla Champs-Élysées. C'era lo stand di Rem Beauty e ho visto, stavo per prendere gli illuminanti, la commessa è stata veramente gentilissima. Parlava benissimo l'inglese e ho preso un ombretto di questi qua a lei e un 2 a me. Li ho presi nella colorazione Gift e Touch e a lei l'ho regalato nella colorazione Touch. Ve li faccio vedere. Tanto io devo lanciare roba perché sennò non ci sta. Questa è la colorazione Touch. Sono gelatinosi, sono stranissimi, gelatinosi, ma sono molto belli. Durano anche sulla mia palpebra oleosa. Quindi... Ah, devo ancora provarlo. Per me sono consigliati. E poi c'è invece Touch, che è questo color... Vedi che sono strani, sembrano una sorta di slime. Questo color oro, bronzo, rosato, oro pesca. Sono bellissimi, sono luminosissimi. Questi mi piacciono. Se li trovate io, questi ve li consiglio. Poi? Non hanno neanche un prezzo esageratissimo. Poi, sempre da Parigi, in realtà sono stata brava, io non ho preso mille cose, vabbè che avevo solo il bagaglio a mano. Naturalmente, vai a Parigi, cosa fai? Non vai al Museo del Profumo? Io da grandissima appassionata di profumi. Sì, tra l'altro ingresso gratuito per chi non lo sapesse, perché poi tanto vi fa spendere soldi nella boutique. E siamo andati da Fragonard. Erano due sorelle. È vicino al museo del... Ah, sì, al museo, è vicino all'opera. E c'era questo fantastico kit, un po' nascostino, ma io ho una coppia di miei amici che vivono a Parigi, lei c'era già stata, quindi mi ha saputo consigliare, grazie Ele, un mega bacio. E l'ho avuto anch'io, anche se la conosci, non c'ero. Sì, anche se non c'ero. E questi qua, che sono tutti i mini, ma in realtà c'è abbastanza prodotto, delle fragranze di punta di Fragonard, direi di averlo pronunciato bene. C'è anche il sito dal quale si può acquistare, ma ha detto che c'è quello italiano anche. Quindi se qualcuno per caso ci fosse stato e non lo sapesse, lei mi ha detto guarda che se poi qualcuno ti piace lo puoi acquistare sul sito, se ti iscrivi alla newsletter ti daranno anche delle offerte.
Ti amo, grazie Ele di nuovo. E, bene, quindi quello che ho già fatto lo metto nella bustina. Poi passiamo ai miei, ai tuoi. Ok, io sono stata prima a Vienna per Bratislava e a Vienna c'è il TJ Maxx e ho praticamente fatto sentire in colpa Simo perché non mi ci ha portato il primo giorno, quindi di ritorno da Bratislava mi sono fatta portare dal TJ Maxx. Così, giusto. Ah no, mentre ero a Bratislava sono andata in un DM. Presi i cerotti. No, ho preso una maschera viso troppo carina che mi piaceva, una per me e una per lei, di questa. Ah, non me l'avevi lasciata. No, non te l'ho lasciata. E poi ho preso i cerotti. Oh, mi ha fatto quella farfallina. Cioè, guardate la figata, questi cerotti di Pokémon. No, bellissimi. Ci sono anche My Little Pony. Esatto, fantastici, per i miei bimbi. Bellissimi. Bellissimi. Poi lì mi sono al DM, invece è stata meno brava. No, anzi, ho preso anche questo che è viralissimo. L'ho visto, l'avevamo visto anche da Giusy. Questo era un... E che va tanto adesso. Figurati se noi non... Se soprattutto io. In più si chiama Carmex, che come Carmen è senza la N, ma con la X. Quindi vogliono lasciarlo? Sì, ma sono famosissimi da anni. Sono famosissimi e noi li avevamo trovati e forse anche comprati una vita fa a Dublino. Ti ricordi? Sì. Quindi l'ho preso in modo tale che poi a lei do la fragola, siccome non è allergica, no, a lei do la ciliegia, però io mi tengo l'ananas. Ah, sì, fai benissimo a tenerti l'ananas, vai tranquilla. Allora, adesso ci siamo, TJ Maxx, TK Maxx. Da TK Maxx ho comprato questo qua della Philip Kingsley, che mi è costato solo 6 euro, quindi... Buono, Philip Kingsley costa un po', un botto. Quindi, poi ho voluto prendere quest'altro sempre, che è uno shampoo, che mi è venuto 4 euro. Infatti per quello li ho presi, perché? Poi avevo preso a lei che non te li ho ancora dati, ma te li do adesso. Questi due, un conditioner sono tutti e due. Due conditioner. Sì, al prezzo di 1,10. Sono i solidi che io so, sapete che sto finalmente riuscendo, ho finito tutte le confezioni di plastica, sto mettendo in uso tutti i solidi. Poi ho voluto provare, anche se io non sono da blush stick, però già che lo provavo, ed è questo Miracle Sheer Gel Blush Sheer, ha ragione, 2 al prezzo di 3 euro, e quindi ho detto ma perché non provarlo. E l'altra cosa che ho voluto provare è questo della Revlon, che ha il doppio, mi sta venendo il doppio così, no, scovolanzos, dove da una parte c'è la tinta e dall'altra c'è la lucida labbra. Dice 14 ore nella colorazione, se qualcuno interessasse, perché in Italia onestamente non li ho visti per il momento, è il 470 fucsia, figurati, strano. Poi altra cosa che ho preso è questa qua, che è un brand che io non ho mai provato, ma che guardando sul sito il costo veniva tipo una roba abbastanza alta, costa molto questa, e mi sono voluta regalare questa Laura Geller, che lì veniva la bellezza di 12,99 euro, quindi vuoi non lasciarla? Era intoccata ed è molto molto bella. E poi a lei invece? Per me ha preso invece questa palette di Clara Cosmetics numero 04 per la bellezza di 8 eurini, con questi colori viola, malva, fucsia. Non l'ho ancora provata. Sappiate che di queste cose qui, a parte il rossetto, i due ombretti di Ariana Grande, sì, e i profumi, perché vedrete dei profumi dopo, io non ho toccato neanche una palette. Brava. È stata veramente durissima, sì, ma perché così facevo prima a farvele vedere. E poi mi ha preso la Amour di Wacom per 8,99 euro. Sì, è quello il prezzo. Questa l'ho soltanto svucciato due colorini, credo. Era nuova, perché volevo... era intonsa. No, era intonsa, quindi se la vedete stoccacciata sono stata io che probabilmente ho svucciato due ombrettini. Ma sapete che a me queste palette di Wacom piacciono molto, soprattutto anche quando devo viaggiare, questa bella colorata. Infatti l'avevo presa per quello. Sì, perché le trovo comode, esatto, le trovo comode perché sono molto sottili, molto piccole e hanno una resa magnifica. Purtroppo le nuove invece hanno dei prezzi che sono intoccabili. Io poi ho finito, quindi insomma... In viaggio. In viaggio. Anch'io ho finito, no, in viaggio. Ho finito. Poi, notino.
Io non mi ricordo se ve l'ho mostrato, ma su Notino l'altra volta c'è stato uno sconto un po' di tempo fa. Ero da sola in casa, secondo me, sì, perché Luca sì, era in sì, trasferta. Sì, in casa. E alle mezzanotte e mezza mi sono piazzata l'ordine per provare il... L'hai portato? Per provare il Molecule, che sono dei profumi molecolari, che sono magnifici. Questo qua veniva venduto a minor costo rispetto al suo fratello, senza confezione. Questo con la confezione veniva venduto a meno. La confezione è bellissima. E a me lei non lo sente perché... Poco. Lo sento di più. Sono delle molecole, sono riprodotte in laboratorio di profumi, e sono molecolari per questo, cioè in questo senso, quindi non sono, sono sintetici, sono delle molecole sintetiche. Questo dovrebbe richiamare il muschio bianco, questa è la molecola e non mi ricordo che cosa, Molecule 01, Eccentric Molecule, non, penso. Non c'è scritto, alcol, profumo e acqua, insomma lo volevo provare perché l'avevo sentito adesso la mia collega e mi piaceva troppo e dopo anni e anni e anni finalmente me lo sono pigliato ed è magnifico secondo me. Poi facciamo Shein. Allora ho fatto io degli acquisti e già che ho voluto comprare questi qua che le abbiamo viste da diverse ragazze, questa secondo me anche da Monica Style, direi, sì, è vero? Te lo certifico, che lei è un amante dei gatti, anche lei è amante dei gatti. Io quando ho visto sta roba dovrebbe qua avere il gatto Martino, lei sì, è Martino, il gatto Martino esatto. E come potevo lasciarlo, il pennello fatto a zampina è troppo bello, tra l'altro è veramente morbidissimo, è bellissimo, poi perché questa parte del manico è trasparente, ma magnifico. Io questo lo metterò in uso, però e paura. Poi visti recensiti sempre anche da Giusy, visto che non ci auto, no non ci influenziamo, non ci influenziamo minimamente. Questo lo voglio troppo provare, l'ho lasciato chiuso ma sono troppo curiosa io. Questo no, Transfert della Shiglam, questo qua fatto così nella scatolina così. E io ho comprato, questa poi carta te la lascio anche. Sì, e sì. Ho comprato il Rent Free come colorazione per me. E per me ha preso goccia. Ho visto qua, dopo te lo tiro su. Sì, vai, lancio anch'io lì. Questa è la colorazione per me, malva per me. E per me naturalmente questo bellissimo colore nude. Ok, tra l'altro, cioè, anche se è plasticoso, però il packaging no, è molto bellissimo. Bello. Non lo provo mai. Poi ho già deciso, vedi? Poi abbiamo questi. Vuoi prima? Cosa? Questi qua? Farei se ti va, sì. Poi siamo andati da Pinalli per prendere un regalo. E già che ci sei, no? Che fai? Non prendi il regalo anche per il suo compleanno, una parte del regalo per il suo compleanno e ti accatti pure tu la versione un po' più piccola del Narciso Rodriguez For Her. È il Forever, For Her, Forever. Perché c'è anche solo il For Her, ma noi questo qua ricorda il Narciso originale iniziale. Quindi... Allora, il Narciso originale iniziale che utilizzavamo noi era il For Her classico, quello che c'è tuttora sì, nella boccettina cambiato. Nera. Ma abbiamo notato che nel corso degli anni è un po' modificato. Quando è arrivato il campioncino di queste, l'abbiamo annusato, ho detto a lei, questo, hanno detto che è nuovo, ma secondo me loro hanno ripigliato la fragranza come la componevano all'inizio, quando il Narciso non era tanto di moda, perché esatto. Si parla veramente di almeno 15 anni fa, l'hanno ripresa e l'hanno riproposta, perché è uguale se amavate il Narciso di 15-20 anni fa, 20 anni fa no, 15 sì, 15, sì. Di 15 anni fa è lui. E poi passando dallo stand, dovendo fare anche questo regalo, ci siamo fermati, che era da un po' che li puntavamo, però volevamo vederli dal vivo questa volta. E le ragazze sul gruppo Telegram ne parlavano sì, benissimo. Sì, molto bene. Già che vi salutiamo tutte, ciao. E questo qua che sono gli ombretti liquidi di Mesauda. Li abbiamo provati tra quelli che c'erano, perché non tutti erano disponibili. Sì, ne mancava uno. Erano già esauriti. E abbiamo scelto questo qua che è l'Atmosphere 101. Esatto, magnifico. Poi, io sto già buttando tutte le scatoline, io ho fatto un ordine da Macrolibrarsi, sempre su consiglio di Eleonora. Quando sono andata in Francia mi ha detto che esisteva sto sito, che avevo già sentito ma dal quale non avevo mai acquistato, e lei ci compra, perché vendono molta cosmetica naturale, anche detersivi per la casa, cura della persona, bambini, tutto.
E mi ha detto: io sono una grandissima amante del gelsomino, grandissima del profumo di gelsomino, proprio uno dei miei preferiti in assoluto. E mi fa: guarda che ci sono gli oli essenziali di Song of India, di... e c'è quello al gelsomino. E che fai? Tra l'altro, cos'è successo? È arrivata la mail, Macro Librarsi, per chi non lo sapesse, una realtà italiana, con sede principale a Cesena. Quindi è arrivata la mail che praticamente il 5% degli acquisti in quel dato periodo, nella settimana recentemente c'è stata, sarebbe stato devoluto per gli aiuti alle zone che purtroppo sono state alluvionate, sì, in maggiormente Emilia colpite Romagna, dall'alluvione. Esatto, essendo loro poi proprio di Cesena. È stata colpita perché loro hanno anche la parte dedicata ai libri, perché hanno tutti anche gli e quella da loro è stata molto quella colpita. Quella è stata colpita, esatto. Questa qua invece della cura della persona, no, fortunatamente, però devolvevano questo 5%. Quindi ho detto, va bene, approfitto in questo caso e faccio l'ordine, perché così, anche se, cioè, lo volevo già fare, però aiuto anche. Ho preso questi due, che sono tra l'altro, adesso una delle due ve le mostro. Se vedete qua c'erano i sigilli di cera che vanno sciolti in acqua bollente, non costano neanche tantissimo, vi dirò, perché costano 10-11 euro e sono magnifici, sono degli oli essenziali profumati naturali, quindi l'essenza viene presa da, c'è proprio il bigliettino dove lo specificano, sto distruggendo tutto, piante, foglie, petali. Tra l'altro è elegantissima la boccettina. Questa è quella al gelsomino e guardate che sciccheria, immaginatevi che questo era chiuso con questa la cera, con questa cera che io ho tenuto giusto per farvi vedere, era qua intorno, ed è tutta in vetro e il profumo è spaziale. Buono, sembra di avere un fiore. Quindi ho preso questa al gelsomino, è proprio il fiore, sì. Poi aspetta che adesso la richiudo, non voglio che si rompa, perché se si rompe un po' mi dispiace. Dirò, la ricompro subito, un po' mi dispiace. Ho preso questa qua che metto via gelsomino, ho preso quella al muschio bianco, adesso voglio provare anche, perché vi ho detto hanno dei costi anche accessibilissimi, 12 euro, voglio provare anche una loro profumazione che non mi ricordo come si chiama, però è proprio specifica di Song of India, è proprio loro. Ho preso questa qua al muschio bianco. Poi ho preso anche questo qua di Elan, l'avevo visto, l'ho trovato sul sito, l'ho visto sul sito, Coco Mint mi ispirava troppo perché menta mi piace molto, perché mi sapeva di fresco, Coco mi piace da impazzire. Ho trovato qualche ragazza che, ma pochissime onestamente, due credo, non mi ricordo come si chiamano, perdonatemi, che lo descrivevano e dicevano che era un dolce, ma che la menta andava via subito, do ragione, la menta passa quasi subito come sentore, quindi rimane poco freschezza, poi io sento quasi subito una pralina al cocco e poi mi sa proprio di cocco, quindi dolce, però latte di cocco, non l'acqua di cocco come il rem mm-hmm. cocco, che è un po' più fresco, questo è proprio latte di cocco, quindi è un po' un dolcione, come viene definito gourmand. Esatto. Come si suol dire, ma io faccio schifo con le descrizioni dei profumi, quindi vi dico, vi posso soltanto dire che quando l'ho indossato, a parte che a me è durato tantissimo, pur essendo costata 19 euro, non è un prezzo esageratissimo. E, 30 ml. Ok, tutti quanti, mi è durato per quasi tutta la giornata, cioè 10 ore, io sentivo ancora il profumo e non ne spruzzo quintalate. E come va di moda, perché adesso ci sono i vari che fanno vedere come spruzzare il profumo, io me lo spruzzo un po' a caso, farò 4-5 spruzzi, diciamo. E tutti quanti mi hanno fatto i complimenti perché piace moltissimo. Io la marca la conosco, Elan, tra l'altro è un'azienda italiana perché è di Genova, quindi bisogna... Cioè, è bello che abbiamo realtà nazionali nostre. Ed in più, per chi è attento agli inci, Elan ha degli inci ottimali. Io lo conosco perché usavo diversi prodotti quando avevo i bimbi piccoli e io ero fissata con gli inci. Questo è un altro paio di maniche. Non su di me, ma sui bimbi sì. E quindi lo conosco bene ed è una marca veramente ottima, in più non testa su animali, insomma veramente ha una bella politica di base. Se vuoi leggerci sulle note. Allora, devo leggere. Sì, leggile, perché la mia descrizione praticamente è menta, cocco, pralina al cocco e cocco. Allora, l'apertura è quella, balsamica e aromatica della menta fresca, okay. Bagnata dai primi sentori minerali dell'acqua di cocco. Ok, quindi già scacchiato prima, perché okay. Sento il latte di cocco dopo. Nel cuore della fragranza la nota si arrotonda grazie al tocco esotico del latte di cocco, mutando verso un accordo sempre più cremoso di pralina al cocco e pulito della delicatezza del fiore di pesco. Ah. Il fondo è gourmand.
della vaniglia, il fondo è il gourmand della vaniglia e della fava tonka e si posa su un sentore lievitato di malto. A posto, attenzione, infiammabile. Io se vi dovessi dire, se vi piacciono i profumi un po' freschi, ma solo all'inizio, proprio inizio, e un po' dolcini di cocco, questo ve lo super stra consiglio, anche come durata. Su di me è durato tantissimo e veramente è un dolce non troppo stucchevole, è un dolce di cocco proprio. Okay. Sa di dolce al cocco, voi siete un dolcino al cocco. Ciao. Invece acquisto fatto su Vinted, occasione, ve l'avevo detto che prima o poi sarebbe arrivata Amor Mariposa ed è arrivata a casa mia, pagata veramente un nulla, proprio se lasciarla là sarebbe stata tipo, sei un idiota, cioè, me lo sarei detto da sola. Tra l'altro è nuova. È nuova, usata, l'ho già disinfettata, forse... ci sono due ombretti forse usati ma una mezza volta, sì, non sì, di più. Cioè, proprio. Ed è questa meraviglia, io l'ho pagata veramente... Non so, quanto costa a prezzo pieno? 70 euro? No, questa costava 40, 56 forse. No, forse di più va. Io mi ricordo 56. Ah, comunque, io l'ho pagata a meno di 20. Direi che devo lasciarla là. No. Assolutamente. È bellissima, no. Poi. Questa di Melt è stata veramente ben riuscita. E poi c'è pure questo che non butterò mai tutto vellutato. Io l'ho già buttato. Penso no, io no. Ora, passiamo ai danni fatti. Allora, sì, o faccio prima l'estero? No, fai l'estero, allora. Che c'è, ti è stato anche richiesto. Quando ho postato sempre le storie su Instagram è stato proprio richiesto, quindi bisogna farlo vedere subito. Gli dedichiamo qualche minuto, dai. Eh sì, bisogna. Allora, è uscita la collezione delle cineprese delle meraviglie. E tu stai perdendo la voce. Da, niente, non ce la faccio. Da Colourpop, sì. E io l'ho comprata tutta. Sì, peccato che non ti abbiano fatto il PR sì, pack. Infatti, ma cioè è una cosa che tutti rimproverano a Colourpop. Ah, se anche compri tutta la collezione, loro il PR pack lo mandano solo ai PR. No. Oddio, chi è che urla? Boh, passa qualcuno fuori che urla. Se sentite un sottofondo strano, non capita tutti i giorni. No, non capita mai, vero? Propaganda politica, non, esatto, lo so. Non lo so. Va bene. Noi, a noi queste cose non è il canale adatto. Allora, fondamentalmente io ho comprato tutto. Partiamo da, cioè, come potevo lasciare? Questo non butterò assolutamente nulla. Tutto ciò. Guardate la meraviglia. Ma guardate quanto sono belli. Aspetta che vediamo se ce la faccio senza distruggerti niente. Madonna, dopo facciamo vedere gli altri. Ah, ce la faccio, ce la faccio. E a me mancano gli altri sì, due. Lo so, ma così. Intanto. Allora, ve li faccio vedere. Partiamo dalle penne, che cercherò, non devo rompere niente. Allora, il cappellaio matto è questa bellissima... Io posso aprire! Questa bellissima penna verde scimmerosa. Lo strigatto voglio aprire io, ma qui sono... rigidi, cartoncino rigido rivestito, bellissima, non ho ancora usato niente di tutto ciò perché... stregatto, eccola una, poi stregatto con tutti gli bellissima, stregattini sul infatti. Tappo ed è questo bellissimo, beh no, posso. Non si tira su, ma non voglio romperglielo, quindi glielo lascerò no, così. Si era tirato su, sì, ok, ma non so come, quindi io sto ferma, sì, brava, sta ferma, così non te lo rompo, sì. Lo rompo io. Beh, poi sì, sì, c'è esatto. Questo lì, questo rosino con tutte le stelline Alice che cade. No, in realtà si tira male fuori, però forse perché a furia di usarlo bisogna, comunque non faccio forza. Che sono shift, c'è scritto, quindi dovrebbero avere delle pellescenze che cambiano. Cangianti. Esatto. Bellissimi. Poi i due blush, che sono una la strega, sì. La regina di cuori e Alice. Con tutte le chiavi, cioè sono bellissime, io li conserverò nei loro pack perché... Vabbè, lei è fissata con Alice, come se Colourpop facesse un'intera collezione su Mulan, il film Disney, cioè, guardate. O sugli Aristogatti. Sì, infatti. Gli Aristogatti saranno i miei, ma anche Mulan. Mulan aveva fatto solo una palette. E c'è questo rosa pink acceso. E questo bordeaux, che molto, bellissimo. Molto, molto, che poi non è un bordeaux, in realtà è proprio un vinaccia. No, a me sembra più corallo. No, questo è un rosso, eh. Sì, però rosso meno corallo, non vinaccia. No, guarda che è diverso. Ora, comunque io lo vedo più rosso, vabbè. Più rosso regina di cuori.
Poi facciamo rossetti, cherry duo con... Invertiamoci stavolta. Sì, io prendo la mia Regina di cuori, che è praticamente un duo rossetto e gloss. Guardate, che bello questo gloss di Alice. Questo è proprio, è un, questo è vinaccia, questo è scuro scuro, con questo rosso iperacceso, guardate la meraviglia. E questo invece è un colore. È bellissimo quel colore là. Non è neanche un color neutro. Un malva. Più tendente al malva. Con questo. E poi il gloss. Cioè, non lo apro solo perché così non parte niente. Guardate che meraviglia, bellissimo. Anche se per me la chicca più chicca, sai qual è? La mia chicca preferita in assoluto. Sì. Ah, lo lascio per te. Poi. E poi c'è questo fantastico Chi essere tu? Esatto. Birthday Cake Overnight Lip Mask, questa maschera da notte per le labbra. E poi c'è il bianconiglio del Brucaliffo, l'orologio del bianconiglio, ma vogliamo parlarne, che in teoria si potrebbe appendere. Guarda le ali di pollo. È il fungo, è un fungo del Brucaliffo. E c'è lo specchio e la spazzola. Che tra l'altro ha un profumo di vanigliato paradisiaco. È buonissimo. Sembra un dolcetto, sì. E tra l'altro, oltre ad avere il fungo, hai anche piccolo spatolino siliconoso per applicarlo. È troppo carino. Questa collezione quando è uscita l'ho pagata, ma... È veramente uno dei pochi regali che mi sono fatta seri da dire. Sì, ma spendo. Poi tra l'altro, cioè, guardate la bellezza di questo packaging, perché praticamente il fungo salta fuori e il Brucaliffo ci si appoggia sopra come proprio nel film. Quindi? No, è bellissimo. Non si può assolutamente. No, no, questo lo devi tenere così. Scorporare, no, ma no. Tutto io terrò così. E in ultimo, che era questa la richiesta, se si poteva vedere, e ci mancherebbe solo che non si possa vedere, perché è una palette... bellissima da non credere, non, io l'ho comprata per Alice, non, i colori non mi ispiravano all'inizio tantissimo, invece aprendola, ma c'è una zanzara? No, è un coso, ah, vabbè, un moscerinchio, non ha lo specchio, però è fatta tutta così, guardate che meraviglia, e questa è la palette che secondo me, sì, è molto bella, in realtà è stupenda, noi abbiamo anche toccato, ti ho detto che è fastidioso, qualcosina di questa quando è arrivata, e vi posso assicurare che ci sono dei colori che sono bellissimi. Stupendi, tipo anche questo azzurro Alice, non si vedrà mai, eccolo così, questo è bellissimo, niente, questa palette io onestamente la consiglierei, perché pensavo meno, invece a me e anche a lei ha stupito, sì, non è detto sembra che molto bella. In fase di sconti non arrivi qualcosa da Colourpop, anche perché se si riesce a mettere insieme un po' di gente, e sì. So che ci sono anche i miei colleghi che vorrebbero prendere da Colourpop, magari dividiamo tutto, esatto. Poi ora arriviamo a Monolith. I danni fatti sono abbastanza, ma neanche troppi. Allora, cosa abbiamo preso? Cosa avere preso? Io ho preso più cose di te. Sì, tu sì. Perché non mi ero fatta, non avevo preso Alice. Invece no, presa Alice. Allora, ho preso Shroud Cosmetics, che volevo assolutamente provare. Queste due mi piacevano troppo, anche se so che questa qua sembra, sono similari alle due di Glam Light e di Scooby-Doo. Similari, però. A mia discolpa. It's Freaking Bat, quella fatta in collaborazione con Batty Bean. Ed è magnifica. Ha tutti i pipistrellini, poi. Quanto è carina! Bene. Questa è una delle due. E anche io ne ho presa una, già che sì. La lasciamo vedere, dello stesso brand. E io ho preso Hello Bean. Sempre in collaborazione. Con Betty Cosu. Betty Bean. Sempre con tutti i pipistrellini. Magnificenza. Guardate. Sbam, spettacolo. Bellissima. Poi io di Shroud. Perché questo sembra un coso? Quello? Mi sembra blu. Notte, sembra quasi nero invece se lo vedi al vivo, è fortissimo la come cambia i colori. E io ho preso anche la Moonfall, questa non è in collaborazione con nessuno, mi piaceva troppissimo, avevo uno schema cromatico che mi chiamava troppo e non usarla è stata veramente dura, anche oggi volevo utilizzarla perché ero vestita abbastanza... Sì, ci poteva star bene. E invece sono stata brava e non l'ho usata, hanno tutte lo specchio, bellissima, questa qua mi piaceva veramente troppo. Poi, quindi Shroud è andata. È andata, poi, questo
mettendo così ci stanno anche altre cose. Poi abbiamo, io ho preso, ne ho presa una in più di Shroud. Io ho preso la Dead of Night di Unearthly, questa qua, lo sapete, la puntavo da tantissimo, è arrivata in questo mega packaging gigante. Bello, ma anche. Sì, magnetico, cioè veramente con... un gioiello. Sì. E poi dentro c'è la palette di Unearthly nella confezione, infatti adesso questi li stacco e rimane praticamente questa scatolina qua. Non la terrò nella scatolina perché mi occupa troppo spazio. Non la tieni? Non la tengo dentro qua, questa è la metà parte. No, la scatolina la tengo, sì, certo che la tengo. Tra l'altro può essere utilizzata per altre cose. Sì. E ho preso questa magnifica palette di Unearthly. Sapete che Unearthly è il brand del mio cuore per quanto riguarda i matte ultimamente. Proprio lo sto adorando. Vi abbiamo mostrato anche matte di Unearthly in un video, come esatto. Rendono e come sono facili da usare. Vi parliamo proprio del brand. Questa doveva essere mia anche come colori. Giusto. Io invece ho preso un brand che onestamente non ho visto molte recensioni. Ce ne sono però. Americane, non italiane. No, italiane ce n'è qualcuno, pochissimi che ne parlano, più su Instagram. Sì. Ed è WhatsApp. WhatsApp Beauty. Io ho preso la Geodis, quello che ha, insomma, Geodis, ed è troppo bello, non so, mi ispirava Geodi. Un botto, sì, Geodi, guardate, non è bellina, ricorda un po' le quelle di Cosa momenti, di Wacom, sì, però è più bella, mi dispiace, c'ha più riflettenti, più cangianti, usabilissima secondo me anche da tutti i giorni, non vedo l'ora di provarla. E poi, questo è quello che ci ha fatto aspettare tantissimo l'arrivo dell'ordine, perché non ce l'avevano ancora, quindi abbiamo aspettato 20 giorni, ma avevano avvisato, la Wicked Weed of Beauty, questa qua è la Tea Time, Tea qualcosa. Non la so, è troppo bella, mi interessa. Tea Party. Sì, ma richiama lì, c'è anche lo stretto, sì. Quindi... c'è solo per c'è lo stregatto, c'è il coniglio, un po' tutto in stile Wicked Widow Beauty, quindi un po' più dark, però ragazzi, pronto? Qua che bello schema colori, guardate, questo è un verde cangiante, che questo qua è un blu violaceo, poi c'è, ci sono questi matte che sono, sono spettacolari, spettacolari, anche il fatto che l'abbiano fatta a scacchiera con 4 shimmer, 2 più riflettenti, scatti, esatto, sì, no, bellissima, questa non butterò via niente. Ok, e questo era il primo ordine fatto su Monolith. Ma noi ci accontentiamo? No, perché hanno fatto un altro lancio. Quello è stato quello. E questo, vabbè, per te no, perché è stato un regalo. Per me no, tutto è stato, cioè, io non ho pagato nulla di quest'ordine perché il mio compagno Simo mi ha regalato una parte del regalo, tutto quest'ordine. Sì. Prendiamo il maxi scatolone che vi facevamo vedere all'inizio, non so dove ci starà, ma noi ce lo facciamo stare. Partiamo facendo vedere oltre le caramelline che cosa ci hanno messo questa volta. Allora, sempre le caramelline. Poi hanno messo questa pochette molto di carina. Dominic Cosmetics. Rose gold è la cerniera. Sì, come anche la scritta, veramente molto carina, morbidissima. Inoltre c'è anche, cosa molto utile, il portapennelli. E in più hanno messo queste Supreme Gloss di Jeffree Star. Devo dire che ora io non so se capitano a caso o se loro veramente stiano ormai attenti, perché alcuni, anche un'altra ragazza del gruppo, sì, hanno mandato una colorazione che è per lei. Sì. A noi questa. Ah, rosso. E che è il colore? Red Affair. House Tour. Sì, c'è nostre. Cioè, sono nostre, quindi... va bene, grazie, e tra l'altro esatto, è sempre full size, cioè non vorrei dirvelo, ma ok, quindi grazie perché è veramente graditissimo, veramente dei pensieri graditissimi. Diciamo che quest'ordine noi
sono poche cose, ma ben sostanziose come prezzacci. Poche, ma di quelle importanti. Allora, andiamo prima con queste due? Andiamo prima con queste due. Partiamo dalla bella, poi la bellissima. Sì, cioè noi le abbiamo classificate così. Sì, noi le abbiamo classificate così vedendole, tra l'altro ci è arrivato ieri, l'altro sì, ieri. Sì, sì, da pochissimo. Allora, questa palette che è di Glaminatrix è la Into the Night, che l'avevamo, cioè io la puntavo dal momento in cui è uscita su Instagram. Io no. E ho detto, no, no. Se la fanno arrivare, perché Manolita aveva fatto gli spoiler, senza pagarla un rene, quindi mi ero messa il limite dei 75 euro. Lì sotto dei 75 la compravo sotto no, io sopra no. Io l'ho comprata comunque perché me ne ero innamorata invece. E l'hanno messa ad un prezzo accettabilissimo, 65-68. Sì. Comunque, contando che Glaminatrix è un brand australiano, hanno fatto... Guardate quanto è bella. Sì, è magnifica. È bellissima. Poi c'è After Dark, che a me è il colore che richiama di più. A me coso? Bustling, quello che è. Ma After Dark e Top Shelf. Ma anche On The Rocks mi stai ispirando. Vedi, mamma mia. Comunque, ragazze, sappiate, allora, io ho già la Nocturnal di Glaminatrix. Mi piace molto. I matte sono bellini, ma secondo me sono un po' sudato secco. Preferisco quelli da Nerdly. Ma gli shimmer sono bellissimi, bellissimi. Perché... Vabbè, sono molto pigmentati sia gli shimmer che i matte, ma gli shimmer durano su di me anche senza il primer, quindi tanta roba. Io qua, non è che l'ho fatto. E poi il packaging, cioè, ma vogliamo parlare di questo bellissimo Blu Notte. Into the Night Blu Notte. C'è spettacolo, spettacolo adesso che c'è anche Glaminatrix su Monolith che ha raggiunto l'accordo, è il venditore europeo ufficiale. Poi, palette che noi invece, vista da così, da video, molto bella, ma pensavamo fosse più bella Glaminatrix. Sì. In realtà dal vivo è, per noi è stupenda questa. Ne abbiamo già un'altra di Clarity, e noi Clarity piace da matti. È vero che i matte sono un po' polverosi, ma sono iperlavorabili e gli shimmer sono una bomba atomica, quindi... Chi dice molto polverosa, secondo sì, è un po' polverosa, ma non molto polverosa. Ricorda, sono pigmenti prestati, esatto, quindi ci può stare. Polverosa. Però sono facilissimi da lavorare, secondo me. Ma di cosa stiamo? Io non so se si percepirà mai tutta la meraviglia efficienza. Si vedono gli shiftamenti di colori? Non lo so. Se faccio così, guarda il blu, che è verde, è blu, cioè si vedono i flettutis. Ah sì sì, guarda, io sto facendo così. Comunque, alcuni sembrano rovinati come se fossero toccati e alcune ragazze avevano avuto dei problemi, non sono toccati. No. In realtà anche questo qua, che nel mio azzurro si vedono queste bolle, è perché sono sversati, se vedete quando fanno i processi, li sversano tipo con i contenitori della salsa e quindi poi si vede semplicemente la texture di quando li hanno sversati, tutto lì. Magnifica. Vabbè. Questa qua dal vivo è la Apocalypse. So che adesso Clarity questa non so se la rilancerà perché era l'ultimo lancio che aveva fatto dell'Apocalypse ed è andata sold out come la Into the Night su Monolith quasi subito, queste due sono andate sold out subito. So che adesso Clarity farà le palette con le celle più piccole e quadrate. Non so se riproporranno anche questa. Speriamo, anche se in versione più piccola. Anche se in versione più piccola, perché è da bere. Dovrebbe anche costare meno, se in versione più piccola. Sì, è da bere assolutissimamente. Noi quindi non ce la siamo fatte scappare, esatto. Chi se ne frega, anche le cialdone, va bene tutto per noi. Poi arriviamo al pezzo, non forte. Questa siamo state indecise fino all'ultimo. C'è da dire che, nuovamente, dobbiamo ringraziare però le ragazze di Telegram. Sì, sì. Perché noi l'indecisione nostra si è totalmente cancellata quando le ragazze sono state tre in particolare. Sono state tre. Erika, Ada, Euridice e Cristina. Sì. Noi non vi smetteremo mai di ringraziare. L'avevano comprata sul sito perché, di Adet. Sì, l'avevano comprata sul sito, quindi a loro è arrivata prima. Hanno avuto la gentilezza veramente di farcele vedere, swatcharcele, eccetera, su Telegram. E vedendole con la luce loro... Gli abbiamo chiesto, ma secondo voi vale la pena? Fateci sapere tutto quanto, è possibile che abbiamo altri di questi ombretti all'interno? Cosa ne pensate della nostra collezione? Perché comunque chi ampia collezioni, probabile che... Quindi avevamo... E loro alla fin fine ci hanno tolto ogni dubbio.
l'hanno sì. tolta anche a Tiziana, che è come noi. Sì, esatto. Tiziana. E l'abbiamo accattata. Sì. Monolith l'ha portata ad un prezzo accessibile, perché veniva a $140-148. Monolith mi è stata fin fino a 145. È vero che c'era lo sconto del 20% sul sito di Adept, però è la Seahorse. Noi qua no, ci stiamo perdendo okay. a parlare. Ma... E dal vivo hanno ragione le ragazze. Cioè, vederla in camera, adesso sì. noi le facciamo vedere in camera. Vederla in camera è bella, ma dal vivo è... Ci lasci gli occhi. Sì. Cioè, ma di che si parla? Ah, vabbè. Soft coral, io lo devo per forza sbocciare, scusatemi. È di quelli un po' più flaky, ma che quindi significa che riflettono. Oddio, questo è... guarda l'arcobaleno in questo rosa. Ah, bellissimo. Io voglio il sindo. Il giraffe io devo sbocciare, perché a me il giraffe già ispirava un botto. Wow! E anche il verde. Oddio. Il narron. Oddio. Allora, tecnicamente questo sarebbe una palette da utilizzare, come dicono. Guardate. Perché sono shimmer ma topper. Ma secondo me... cos'è questo? Sindo? Shimmer topper. Ma secondo me per un look da tutti i giorni sono belli sì, pigmentati. Cioè, mette un marroncino, ci mette questi qua, il gioco è fatto. Ma vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Non so se si vedrà mai. Io che faccio gli swatches a caso. Questi hanno la qualità dei matte, degli shimmer, scusami, della Green Arrow. No, della Inspired Arrow. Scusa, non della Green Arrow. Io non dovremmo abbassarvi la luminosità per farvi vedere le riflettenze. Scusate un attimo, ma io credo che questi meritino davvero. Perché, come vi dico sempre, si vedono più riflettenze con una luminosità più bassa che con una luminosità più alta. Io ve la abbasso un altro po'. Adesso diventiamo buie. Ma eccoli, guardate! No, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Tiriamo fuori gli shift. Più è bellissimo. La luce è buia, più lo shift viene fuori. E di fatti è così. Vabbè. No, vabbè. Ah, no, vabbè. Sono stupende. Io lo voglio subito indosso, non so che dire. Vorrei subito tutto indosso. Va bene. Questa è un investimento proprio. Sì. Perché... ammettiamo che 145 euro sono non tanti, sono tantissimi, però c'è da dire che sono 15 shade tutte speciali, tra multichrome e duochrome. Credo che ci sia un solo shimmer o due shimmer. No, vabbè. E se voi fate la divisione, quanto vi costa un ombretto di Terramus? Dai 17-20 euro. Sto prendendo un brand a caso. I Clionad costano minimo 19 euro, che sono bellissimi. Pastel Rosis costa un po' meno, ma poi ci si paga sopra tutto quanto, quindi esatto. Questi sono 15 shade speciali. Solo shade speciali, viene 145 euro. Praticamente, se fai 150 diviso 15, vengono 10 euro d'ombretto. Poco meno di 10 euro d'ombretto. Io sono nata anche nel periodo giusto, quindi cosa mi interessa. Io non vedo l'ora che portino anche la Electrum Cosmetics, che quella mi compro la Sea Witch sicuro. Quella la punto da... Tanto sai che io e non mi siamo separati. Sì, è quella con la sirena davanti e poi c'è tutto quel bel violone scuro, quel blu elettrico shimmer. Quella bella. Quel turchese shimmer, anzi. Sì. Bene. Niente, noi abbiamo finito, direi che... È stato lungo. È stato lungo, ma perché c'era tanto. Avevamo raccolto differenti cose, pian piano, accumuliamo. Ci siamo arrivate. Esatto. Benissimo. Noi vi ringraziamo, grazie infinite di esserci. Scusateci nuovamente perché non siamo continue ultimamente, lo sappiamo. Cerchiamo sempre di dirvi e di dirci ce la faremo. Purtroppo la vita ultimamente ci sta veramente sommergendo. Quindi però noi ce la facciamo. Ce la faremo. Ce la facciamo! Esatto. Quindi grazie ancora di esserci. Se qui qualcuno si trovasse a passare dal canale e volesse iscriversi, noi assolutamente gioia nel cuore. Una sfollicciata in su se il video vi è piaciuto. Attivate la campanella per evitarci di rimanere aggiornati. E un commentino nella sezione commenti dicendoci cosa vi è piaciuto di più. Esatto. Noi vi mandiamo un mega gigantissimo bacio e speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao.